Io sono qui molto contenta di aver trovato un luogo per onorare una persona a me molto cara, modestissima, che aveva fatto la seconda elementare, ma che aveva dentro di sé una sensibilità e delle intenzioni che erano il contrario dell'indifferenza. Era una cameriera, come si diceva una volta che non si usava il colf, era una cameriera vecchio stampo nata alla fine dell'Ottocento, che è stata 47 anni nella mia casa e ha rischiato di essere deportata, anche lei pur essendo una cattolica molto fervente, molto religiosa, perché ha accompagnato quella che lei chiamava la sua signora, che era mia nonna Olga, e mio nonno, quando sono venuti a prenderli a Inverigo per deportarli ad Auschwitz, da cui naturalmente non sono più tornati, e lei abbracciata loro li accompagnò fino a quel camion dove furono obbligati a salire. Alla giusta Susanna Aimo, fedele e onesta governante della famiglia Segre fin dai primi del Novecento, rimase al servizio della famiglia anche durante gli anni delle persecuzioni contro gli ebrei, nonostante la legge lo impedisse. Pronta a correre pericoli per ogni componente della famiglia Segre, ne conservò con devozione e rispetto gli oggetti durante la deportazione, per poi restituirli a Liliana Segre al termine del conflitto. Ritirano la pergamena il nipote Fiorenzo Aimo insieme alla senatrice Liliana Segre. Abbiamo fatto la sorpresa. È un momento molto commovente, non si trovavano da tantissimi anni, non lo conosceva e quindi abbiamo fatto questa piccola grande sorpresa, forse speriamo gradita e pensiamo di sì. È un momento molto, molto commovente, molto davvero emozionante. Oggi molto onorata e contenta che abbia un suo posto, che si sia detto il suo nome. Ognuno di noi ha un nome e onorare quello di Susanna Aimo, anche se non è riuscita a salvare materialmente nessuno, ha salvato sicuramente se stessa e il suo cuore. So, è una cosa, devo dire, molto intima, molto particolare. Io non sono molto abituata a mostrare le mie emozioni, ma certamente questo tuffo nel passato ormai lontano, perché Susanna è morta da tanti anni, ma devo dire la verità, mi ha fatto un effetto particolare, qualche cosa che mi ha emozionato molto.